Si è appena votato per la prima commissione consiliare, la commissione riguarda appunto gli affari amministrativi, il patrimonio e il bilancio. I consiglieri comunali che fanno parte di questa prima commissione sono Norrito, D'Annibale, Alagna, Giacalone, Burzotta che è accanto a me, Safina e Mauro. Allora, una commissione questa molto importante, quali sono i primi atti da portare appunto in commissione e quindi poi anche in consiglio comunale? Ma innanzitutto dovremmo attenzionare il bilancio, perché il bilancio è la cosa necessaria per far funzionare l'ente, quindi mi auguro anche che l'amministrazione si attivi e possa esitare appunto il bilancio e portarlo in commissione, così da lavorare e dotare l'ente per dare risposte alla città. A proposito del bilancio, negli anni scorsi il bilancio si è votato quasi a fine anno, quindi sarà anche vostro compito arrivare a votarlo molto prima. E infatti mi riferisco a questo, e questa è la celerità che io mi auspico dall'amministrazione comunale, e quindi che si attivi al più presto per realizzare il bilancio e portarlo in commissione, così noi potremmo lavorarlo e mandarlo in aula in tempi utili, in modo da poter intervenire per le scuole, per tutto quello che la città ha bisogno. Tra i componenti anche la consigliera D'Annibale. Allora, una commissione questa molto interessante, affari amministrativi, patrimonio e bilancio, da dove partire sotto questi punti di vista, sotto questi punti? Beh, naturalmente la nostra attenzione sarà sicuramente incentrata laddove c'è necessità, soprattutto nel contesto dello sviluppo, nel contesto di quelle opere che si ritengono necessarie per la collettività e dove si ravvisa una vera e propria emergenza. Sicuramente il fattore bilancio sarà quello più problematico, sicuramente, perché bisogna andare appunto a trovare determinati fondi, a vedere anche come distribuirli. Ecco, l'abilità di un'amministrazione consiste appunto in questo, nel cercare di impiegare le poche somme, perché gira e rigira un po' tutti i comuni adesso hanno questa sofferenza economica, quindi l'abilità dell'amministrazione deve consistere appunto in questo, nel cercare di gestire le somme nel miglior modo possibile, senza determinare sprechi, e quindi cercare di raggiungere il massimo obiettivo con il minimo impiego di mezzi. Perfetto, sicuramente ci saranno anche dei progetti già da portare in commissione, più o meno anche qualcuno in generale, quale si porterà come primo progetto? Beh, naturalmente nuovamente ritenteremo di proseguire in quella che è l'opera di rivitalizzazione del centro storico, perché il centro storico è il cuore pulsante della città, poi per quanto concerne tutte le altre opere che saranno di contorno, già il sindaco nel contesto della sua campagna elettorale è stato molto esplicito, nel senso che tutto ciò che è stato raggiunto, il sindaco lo considera, e anche noi amministrazione che appoggiamo il sindaco, un punto di partenza e non di arrivo, quindi tutto sarà incentrato nel completamento di quelle che sono state già le opere iniziate e che necessitano ancora di ulteriori sistemi. Per esempio, per quanto riguarda la sopraelevata, è stato previsto un ampio parcheggio, è stato previsto anche addirittura un anfiteatro all'interno stesso di questo, adiacente alla sopraelevata stessa, quindi le opere che con le poche risorse che abbiamo a disposizione cercheremo di portarle a termine e far veramente decollare questa città, perché merita di diventare realmente quello che potenzialmente è, cioè una capitale.